Signore e signori, buonasera, ci troviamo a Val d'Amalfa sulla mitica e grandiosa autostrada Salerno Reggio Calabria. Autostrada mezza corta, metro e 2010. Queste sono le professioni, sono più di 20 minuti che viaggiamo per quanto ho preso da Lago Negro nell'inizio della Calabria. Sono da scalini, interruzioni, come vedete siamo in notturna, c'è una fila come al solito chilometrica, pioggia, cattivo tempo, qui l'autostrada è perennemente di cantiere, ormai sono anni che si continua così, e lì a noi l'anno sicuramente sembra che sarà pronta l'anno successivo. Nel frattempo dal 2001, quando sono iniziati i lavori della legge obiettivo, siamo arrivati 2012, sono 12 anni, e i piatti compensati sono davvero molto pochi, completati ovviamente tutti in condizioni critiche, scavini, scambi di carreggiata, non ne parliamo, in condizioni veramente critiche. Sono stati di questo percorso, vedrete voi stessi in che condizioni si deve spingere su questa notissima arteria nazionale. Qui stanno costruendo anche della droga, non si dove verrà portata questa autostrada. La media è quella di 50 km orari. E qui da poco ci sarà un nuovo scambio su carreggiata. Tanto per cambiare andremo di nuovo sul carreggiata destra, che sicuramente stanno lavorando nei collegamenti avanti. Eccoci, siamo praticamente a 3 della via e queste sono le condizioni funzionali. Basta una piccola frenata e qui succede una bella grappola, facciamo tutti una bella frenata. C'è un grandissimo potere. A parte anche le gallerie, le condizioni. Siamo in gara unica serenata. Ricordiamo agli amici che viaggiano, che vanno dalle Calabria verso il nord, che è molto preferibile ultimamente prendere la 106 e prendere poi l'autostrada adriatica e non fare questa Salerno-Reggio che è sempre in condizioni più critiche. Viene sempre più proposta da tutti i vari presidenti e responsabili italiani, secondo un'autostrada che di anno in anno, di mese in mese, fa passi avanti, grandiosi passi avanti, questi sono i grandi passi avanti. Notate così a larghezza le donne, gallerie e capelli, smontate, senza pannelli, ma in questo caso è un disuso. Quindi giustamente si continua così. Eccoci, che siamo là vicino allo svincolo. Vediamo la regia di inquadrare il cartello, lo svincolo di là in un borgo, uscita chiusa per lavori. E adesso riandiamo di nuovo sulla carreggiata a nord, siamo in direzione Reggio Calabria. Vedete, sono le ruspe, le gru ferme sul lato della strada. E continuiamo così, vedremo adesso quanto finirà questa applicazione. Ma dopo ci sarà anche quella Castroveda, quindi per ricorderemo fino al nostro sito di Spezzano Calcio sempre in queste condizioni. Considerate questo tratto di strada, si percorreva quando non c'era un lavoro in 10 minuti. E adesso ci si impiega quasi un'ora. Adesso rientriamo di nuovo a destra. Ecco.
adesso forse c'è un tratto che è regolare, sicuramente durerà per poco perché già là si mi pare che è una diversione. Vediamo la regia di non spegnere le riprese, di non staccare, cioè tra poco sicuramente ci sarà di nuovo la deviazione tra 700 metri e salta più. Ecco.